però così mi ha detto, sarà tipo Indiana Jones, però sarà meglio. Insomma. Ma al momento non solo lui, ma tutti dicevano questo film sarà tipo, e dico, tipo Indiana Jones, tipo Blade Runner, tipo, non era mai un film originale, c'era sempre tipo, avevano anche nei dischi, questo sarà tipo Michael Jackson, come in Italia non si faceva mai una cosa, questa sarà una cosa nostra, è bello, era sempre, lo facciamo tipo quella cosa lì. Massimo Piri, il regista con cui feci la colonna sonora di Meglio baciare un cobra, e fu una improvvisa irruzione nella mia vita, Massimo Piri. E mi fu presentato da Augusto Caminito, per il quale lavoravo spesso in quel periodo, una casa di produzione che si chiamava Scena Film. E conobbi questo giovane romano, vivacissimo, intraprendente, entusiasta, molto sorridente, a tratti anche con un umorismo amaro, si capiva che dietro questo suo approccio così solare c'era anche la consapevolezza di saper cogliere aspetti più, come dire, raffinati della realtà. E entriamo in questa dimensione di questa realizzazione, di questa colonna sonora. Il film ebbe una lavorazione un po' travagliata, ma diciamo nel cinema italiano le lavorazioni non travagliate credo che non esistano. Questo non faceva eccezione e mi ricordo che Massimo girò in una fortezza, in un posto nel Sahara, di cui io, ovviamente facendo la colonna sonora, non ero perfettamente aggiornato. Ma c'era un'atmosfera particolare nel film, Massimo era molto accurato, risentiva di echi di tutta una serie di cinematografie con una certa, e sapeva, come dire, padroneggiarle con una certa maestria. Abbiamo girato in un paesino, la parte del Marocco, Erfoud, dove hanno girato anche quel cavallo nero, Black Beauty, e anche Romancing the Stone, certe cose, perché alcuni degli attori marocchini hanno partecipato con qualche film di Spielberg, perché sono le dune, i Tuareg, e vicino al Sahara algerino. Spagnolo, cioè c'è un triangolo lì molto interno, 400 km interno da Rabat, mi sa. E poi però abbiamo, siamo stati in, come si chiama, dietro con i tempi, e abbiamo dovuto girare a Roma. Allora dentro una vecchia prigione o caserma in centro di Roma, abbiamo girato nelle grotte vicino alla casa del Papa. Certe cose abbiamo girato a Roma, ma tipo nelle grotte, ma poi in piscina, le cose sott'acqua e piscina a Roma. E questo film era un film molto spettacolare dal punto di vista scenografico, anche appunto perché è girato in questi posti e anche con una vena un po' romantica all'interno. Non ricordo, adesso si fa un po' fiogo, è passato un po' di tempo. Con Massimo, alla fine della lavorazione del film, diventammo grandi amici. Era difficile non diventare grande amico di Massimo Pirri, perché appunto di Massimo e di Rosa Rodriguez. E mi ricordo che spesse volte mi invitava in questa sua splendida villa romana, dove chiacchieravamo di tutto fino a notte fonda. Era un'epoca che andava un po' così, come posso dire, quando si faceva il cinema si faceva in maniera forse un po' oltre che professionale, ma sicuramente c'era una grossa valenza esistenziale, umana. I rapporti nel cinema di allora erano sicuramente più spontanei e più sinceri di quanto avvenga non soltanto nel cinema, ma quanto avvenga un po' dovunque oggi.
Sì, ma non, io non avevo mai recitato, però il mio metodo è fare finta e comportare più o meno come sono io. Però lui mi ha condizionato un po', volevo che facesse il metodo, che io non ho mai studiato recita, ha detto come Robert De Niro. E c'era Danilo Mattei che diceva Bob fa così, Bob che lo chiama, il suo amico lo chiama Bob, e chi è Bob? Bob De Niro. E lui diceva, no, devi recitare da dentro solo, non fare nessuna espressione, solo sentire le emozioni da dentro. Ma è un film di azione, quindi non c'era molto una gamma di emozioni, cioè scappi, ah, andiamo, torniamo, si sparano, cose così. E allora io ho cercato di non fare mai così, lui mi stava lì a dire, hai fatto una smorfia, non lo fare, niente smorfia, niente recitare, solo recitare da dentro, questo è il metodo. Poi dopo fatto il film sono andato a casa a vedere in televisione Robert De Niro che fa sempre what do you want from me? Fa un sacco di smorfie e volevo chiamarlo, dico, oh, l'hai mai visto Robert De Niro? Non è vero che magari è da dentro però viene fuori qualche espressione. Allora io non ero contento con la mia performance però. L'incontro con Augusto Camida è veramente pittoresco tutti gli aspetti nelle modalità in cui è avvenuto, perché io lavoravo con un montatore che aveva a che fare con un, si facevano dei trailer del film in qualche misura propedeutici alla vendita del film, quando ancora il film non era montato. E naturalmente il trailer preliminare, vogliamo dire, era particolarmente importante per il destino del film, sicché paradossalmente la musica di quella particolare lavorazione, piccola lavorazione preliminare, ha un'importanza assoluta. Questo montatore mi dice che c'era una scena di un film che si stava girando, mi sembra di ricordare, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale in Africa. E chiedevano di avere una musica per un provino. Siccome c'era questo nome che girava nell'ambiente di questo giovane produttore rampante, piuttosto brillante, già sceneggiatore, che stava facendo tante cose anche importanti, lui era partito con Sordi, con Alberto Sordi, poi lavorava con Sonego, mi ricordo. E io, diciamo, presi un po', mi piaceva l'idea di poter lavorare con questo produttore, allora presi l'iniziativa, dal nulla, costruì una musica con la complicità di questo montatore che mi dette una piccola scena di un film e mi presentai da questo giovane produttore con due cassette e un piccolo registratore con una musica incisa dicendo secondo me questa potrebbe essere la musica del film e mi sforzai di dare una prospettiva anche di respiro anche piuttosto orchestrale con strumenti naturalmente di fortuna in quella circostanza e la cosa divertente è che ci fu una sorta di giuria, erano riuniti in 3-4, ci sentiamo questa musica e dice no, questa è la musica del film e da lì ho cominciato a lavorare, ho fatto un po' di film con lui. Con lui come produttore, erano i tempi di Rete Italia e fece film anche molto importanti. Ricordo in particolare due lavorazioni, due colonne sonore che implicarono la presenza di Klaus Kinski, un personaggio con cui lui aveva molta dimestichezza, anche perché erano in qualche misura caratterialmente complementari. Kinski era vulcanico e ribelle, Caminito aveva un suo approccio molto distinto, molto signorile, anche piuttosto calmo, che sembrava essere una perfetta, un perfetto antidoto, diciamo, alle intemperanze di Klaus Kinski. È stato, guarda, io avevo forse 29-30 anni e so nuotare bene, ho detto sai andare in apnea, non c'è problema, infatti sono io al momento, adesso non più, ma potevo stare 4 minuti, 3, cioè lunghissimo. Allora mi ho girato per tipo 8 ore questa piscina e ero così stanco, non sono mai stato più stanco. Nuotare così, il giorno dopo non riuscivo a muovermi. Che nuotare per 8 ore di fila in apnea, forse mi ha causato danni al cervello. Fare musica per cinema non è esclusivamente fare musica. Cioè negli anni, in quelle ottantina di colonne sonore che ho fatto, mi sono reso conto sempre più profondamente che ci vuole un altro talento ulteriore,
che alcuni delle persone, alcuni dei professionisti che fanno colonna sonora per cinema hanno, altri meno. Al massimo livello c'è la Morricone, poniamo. Che è quello di saper, come posso dire, frenare e incanalare o rimodellare la propria musica, la musica che tu faresti pensando a un film, nella logica di rendere la massima efficacia possibile nel rapporto fra la musica e l'immagine. Quindi questo è un talento ulteriore, che chi ha di più, chi ha di meno. Però sicuramente non basta essere un buon musicista per essere un buon autore di colonne sonore, questo voglio dire. No comment. No, ecco, una bella storia su Milly. Bella persona, bellissima. Ha un bel spirito, molto simpatica, siamo andati molto d'accordo. Però in Air Food le donne non vengono viste in pubblico. Nel bar c'è solo uomini. E vedi passare qualche volta una donna col burka nera, cioè blu, non so. Non si vedono in pubblico. Lei usciva e questa 80, cos'era, 85 era? 86 era. Avevo girato nell'estate, vestito da tutta la ginnastica, un po' sexy, dall'aerobica. In centro, camminava tutto, bellissima donna. E si lanciavano i sassi contro, e si seguivano i bambini, si lanciavano i sassi, i bastoni. E io ho detto, vai a coprirti, che è una cultura musulmana, loro per loro, se vesti così è un'offesa. Io sono italiana, io vesto come... Ho detto, cammini dall'altra parte della strada. Lei è tornata in albergo. Non li vorrai anticipati, vero? Io? Oh, ma stai scherzando? Solo che poi se viene Omar... Non ti preoccupare, perché oggi non viene. Ah, mannaggia, se vedi nei titoli vedrai Bettino, forse si chiama Bettino, non so, il maestro d'armi, è uno che ha fatto un sacco di film, era molto veramente un duro, lui sembrava, doveva fare lui la parte per me del film. E suo figlio aveva fatto un film di Dario Argento, che era fatto travestito, che faceva la... Suo figlio era cascatore anche nei film di Spielberg. Forse come regista di scene e coreografie della cosa era più organizzato lui che Massimo, che Massimo era poi istintivo. Questo lui faceva impazzire un po' la produzione, perché magari faceva illuminare la rovina romana per la cosa del serpente, c'era il gioco del serpente, metti la mano e cerchi di beccare il serpente. Ha fatto lumina, siamo stati tipo 10 ore a aspettare che mettevano luci dietro le colonne, è una rovina romana, no? Queste luci dappertutto, a sistemare, fai la prova, boom. E alla fine lui è girato quella sera solo primi piani. E allora la produzione si strappava i capelli, ha detto, allora torniamo domani a farlo. Allora il budget è finito, non torniamo domani, hanno messo quella luce per niente. C'era una bella ambiente, molto grande, mai fatto il establishing shot, non so in italiano, quello che stabilisce dove sei, non l'ho mai fatto, tutti pimpia, potevano farlo nell'armadio. Quindi era uno di istinto, volevo fare i primi piani, e non calcolavo che, guarda, i soldi non ci sono per stare qua un altro giorno. Una delle cose più semplici, ecco, sempre più problematiche che possono avvenire nell'essere autori di colonna sonora per cinema è quella di essere etichettati, che si traduce nel fatto che molto spesso se tu fai un film che, fra virgolette, va bene e tu hai fatto quel tipo di colonna sonora, la gente pensa che tu sai fare quello. Invece una delle cose che vengono richieste a un autore di colonna sonora è contemporaneamente mantenere una sua cifra espressiva, ma anche utilizzare delle stili musicali a volte anche molto diversi fra loro.
Devo dire che io un po' mi divertivo su questa cosa qui, essendo piuttosto eclettico, mi piaceva muovermi attraverso gli stili e cercare però di mantenere una cifra. Quindi mi è successo veramente di fare colonne sonore le più disparate. Ho fatto una dozzina, alcuni erano in televisione, quindi avevo fatto due all'anno e suonavo sempre, non ho mai smesso di suonare, come sono qua a suonare a... dove siamo? Un po' sono uscito dal giro perché sono andato in America, ho un regista che si chiama Peter Shepherd, che ha lavorato in Sudafrica, che lavora in produzione, ha detto vieni a Hollywood, che lì anche altri attori americani, ha detto vieni là, e quando sono andato là non ho più lavorato, ho fatto un paio di pubblicità qua e poi ho concentrato un po' a suonare, che poi alla fine i soldi erano simili. A me piace il cinema, però quando fai film aspetti il prossimo film, ti aspetti che chi ti chiama, invece suonando si suona, io riesco a suonare 3-4 volte a settimana sempre in America qua, invece se fai film aspetti col prossimo film. Ho visto anche gli attori che sono molto preoccupati per carriere, devono conoscere gente, andare a feste private, cioè, e non mi piaceva tanto, cioè a me piacerebbe farlo ancora, ma senza fare, se mi chiamano loro va bene, ma non voglio stare in quell'ambiente a cercare di fare carriera. Per chi lavora nel cinema sa che lavorare nel cinema appunto è un po' come famiglie che si creano e si distruggono continuamente, no? Entrare in queste dimensioni di queste lavorazioni, nel caso mio di post-produzioni, significa stare a contatto per un mese, a stretto contatto di gomito con montatore, regista, con baruffe, a volte urli, questioni, eccetera, eccetera, oppure altre volte tutto va a fila liscia, ma comunque c'è anche qui un rapporto umano che si va, come dire, consolidando. Quando il film finisce, in qualche misura, queste famiglie si scompongono e poi magari ricostruirsi o rincontrarsi anni dopo. Questo è un pochino lo specifico del cinema, non solo del cinema, ma sicuramente del cinema. E quindi, dopo un po' di qualche anno di frequentazione, con Massimo, appunto, che esulò anche dal discorso del film, ci perdemmo di vista. Purtroppo, ho appreso quasi in maniera accidentale della sua scomparsa prematura e mi rimane, come posso dire, non riesco a immaginare che non ci sia più Massimo. Penso semplicemente che da qualche parte, in qualche circostanza, chissà dove, fare chissà che cosa, c'è questo eterno ragazzone sorridente con questi occhiali da intellettuale francese.